Il Teatro Nazionale di Burattini dei Fratelli Ferraiolo presenta Pulcinella e il Diavolo. Ora, spiriti dei venti, spiriti delle tenebre, scendete nelle più profonde caverne, fate gli scongiuri dovuti affinché i due miseri mortali vengano a noi. Spiriti della tempesta! Il libro nero è finito nelle mani di un misero mortale che, accompagnato da un altro, fra poco sarà qui. Il sortileggio si compirà a nostro favore. Preparatevi a riceverli degnamente. Aprite le caverne. Fate che essi vengano a noi. Dai su, Camilla, non aver paura. Seguimi. No, Filippo, non ci voglio vedere, Filippo, ti metto paura. Ma che paura ci può essere, abbi pazienza, segui le mie pedate. Ma beh, seguo le tue patate, però ho paura lo stesso. Non ho detto patate, segui le mie orme. E perché adesso fai pure le uova? Perché me le hai prese per una gallina. Cammino, vieni appresso a me. E non mi tirare, e non mi tirare, Felipe, mi tirare. Dai, su, fermo, fermiamoci qua. Ecco, basta, non ce la faccio più neanche a camminare, figurati. E poi, guarda, qui il posto mi sembra abbastanza solitario. Non ti sembra che è solitario? Eh sì, caccia le carte. E per fare cosa? Facciamo il solitario, no? L'hai detto tu? Ma no, non si vede, non capisci mai. Cioè, solitario, nessuno ci ascolta, né nessuno può vederci. Dunque, Pulcinella, stammi a sentire. Non ci può succedere assolutamente niente, poiché noi siamo muniti del libro della magia. E se mai il diavolo si azzardasse a farci qualche cosa, noi lo puniremo. E va bene, lo puliremo col sapone. Però io ho paura lo stesso. Lo puniremo, cioè lo faremo ritornare all'inferno. Ecco, forse chiamiamolo il diavolo. Senti, Felipe, io lo chiamo per tenerti compagnia, però ti avverto che se il diavolo mi fa qualche cosa, io oggi il bastone ti rompo il provolone, eh? Se vai sempre con questo bastone, vedrai che il diavolo non ci farà niente. Allora vogliamo dare inizio allo scongiuro? Diamo inizio allo scongiuro. Molto bene. Toglimi il cappello. Cosa? Perché non te lo sai togliere tu? No, lo scongiuro mi proibisce di toccare il cappello e lo sai bene, te l'ho detto pure strada facendo. Dai, toglimi il cappello. Su. Allora, tira su. Tira. Tira. Tira tu. Tira tu. Tira tu. No, tira tu. No, tira tu. E tira tu. Tira tu. Dai. Ma che ci hai messo? La colla in destra. Forza. Uno, due e tre. Ecco. Dunque, metti da terra. Sì, va bene. Ora diamo inizio alla prima fase dello scongiuro. Mi metto paura. Non hai paura? E c'ho paura. E non hai nulla per paura? Ci sono io. Vabbè, ci sei tu, ma c'ho paura lo stesso. Dai, su. Allora, stammi a sentire, tutto quello che dico adesso lo devi ripetere. Va bene. Hai capito? Va bene. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. Che stai facendo, il telefono adesso? Pronto. Dico, sei pronto? Sì, sono pronto. Hola, spirito Astaroth. Lo devo dire pure io. È naturale. Hola, spirito Panzarotto. Oh, ma che Panzarotto. Astaroth. Questa notte? Domani mattina. Astaroth. Gambe storte. Ma che gambe storte? Continua.
Olà, spirito merlino! Olà, spirito ombrellino! E ombrellone? Ombrellone, andiamo sulla spiaggia? Ma no! Com'è possibile che non ripeti una parola esattamente come la dico io? Oh, non ti arrabbiare, ti do una botta in testa. Stai fermo. Dunque, olà, Lutto, principe dell'inferno. Adesso fermati, non ti muova, stai accorto, eh? Io mi metto in comunicazione con l'inferno. Fai la teleselezione. Ma che teleselezione? Mi metti in comunicazione con l'inferno. Non interrompermi. Va bene. Si ha pure una parola, si rovina lo scongiuro. D'accordo? Va bene. Pronta? 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 Quanto signorina, mi dia Napoli? Napoli in linea? Ma insomma, lo vuoi finire, sì o no? Non è possibile che ogni volta che devo fare qualche cosa con te mi fai perdere un'ora di tempo. E come sembra che stai chiamando un centralino telefonico? Sto chiamando l'inferno. Vabbè. Shh, zitto. Mi sembra che... sento bisbigliare. Ma perché senti il bisbigliato? Accidenti, qualche cosa sto sentendo. Magari non delle cose chiare, ma qualche cosa sento. Fammi sentire pure me, fammi sentire. E togliti, non puoi sentire attraverso il mio orecchio, credino. Oh, come? No? Sì? Ah, sì? Ah, no. No? Sì. Sì? Ah, no. Oh, si può sapere, sì o no? No, e sì. E sei sempre il solito. E qua non la finiamo mai. Oh, finiscila. Dunque, Cucina, la prima fase dello scongiuro è terminata. Diamo inizio alla seconda fase, che poi sarà quella determinante. Dopodiché il diavolo si dovrà manifestare. Rimettimi il cappello. Ecco. Piano piano. Ecco. Sempre il solito. Dunque, allora, Cucina, stammi a sentire. Diamo inizio alla seconda fase dello scongiuro. Vedrai che il diavolo ci farà ricchi a milioni. A miliardi! Speriamo che il diavolo non ci porta all'infrenna a tutte e due. Noi diventeremo possidenti. Diventeremo puzzolenti? Ma che puzzolenti? Possidenti, ricchi. Allora, colà, Lupo, principe dell'inferno, a nome di Pulcinella, vieni ai suoi comandi. No. Forza, tocca a te. Devo dire le stesse cose? Guarda, come ho detto, io ripeto. Olà, Pluto! Bravo! Che c'è? Posso essere scorticato? Che è successo? Mi hai fatto mettere paura! Stupidone! Maccarone, però mi hai fatto mettere paura lo stesso? Dai, su, continua! Allora, olà, Pluto! Bravo! Grazie! Non rispondere, grazie! Io dico bravo perché mi sei piaciuto! Non rispondere, grazie! Continua! E ma io sono un ragazzo educato! E mo? Olà, Pluto! Cimice dell'inferno. Ma che cimice? Ma che cimice? Principe! Ah, cimice dell'inferno. A nome di Don Felice, quindi vieni ai suoi comandi. Bravo! Mannaggia, mi hai fatto mettere paura un'altra volta. Allora, bravo, mi sei piaciuto, sei stato proprio superiore alle mie aspettative. Allora, cucina, facciamo una cosa. Non devi evitare di aspettare qui parecchio tempo ancora, perché non possiamo mai sapere, il diavolo, come e dove può manifestarsi. Dividiamoci, eh? Tu vai da una parte e io dall'altra. Ecco, adesso tu vai di qua, io vado di là. Vedete qui, baccalam. Sei sempre il solito, non cambi mai. Tu vai da una parte e io andrò dall'altra. Mi raccomando, tutto ciò che vedi, tutto ciò che osservi di anormale, non toccare niente. Mamma mia, tre qui? Ma che domanda cretina! Che diavolo può prendere qualsiasi forma? Il diavolo può prendere la forma di un leone. La forma del bottiglione. La forma di un pitone. La forma di un bidone di benzina. Il bidone di benzina. La forma di un ippopotamo. La forma del pippopopo. Insomma, il diavolo può assumere qualsiasi forma. Perciò mi raccomando, qualsiasi cosa di anormale vedi, non toccare. Chiamami. Non di peracolare. Bye bye. Vai, vai, mi ha lasciato solo, scappa, scappa! Ecco, e qui mi hanno invocato Pulcinella e Don Felice. Ora voglio divertirmi alle loro spalle.
assumendo le forme di un orrendo serpente. Olà! Spiriti delle tempeste, scendete nelle caverne più profonde, fate gli scongiuri affinché io assuma le forme di un grosso serpente. Quello felice se ne viene, dice, trova la forma della pippa poppa, della bottiglione, il serpente prende la forma, mannaggia, morta ubriaca, ma io non capisco. Uè! Una cassa, chissà che ci starà dentro. Adesso vado a chiamare Felice. Felice! Aspetta, non ti muovere! Non perderla d'occhio! Arrivo! Passo! No, che c'è? Guarda che ho trovato, Felice! Che bella cassa! Hai visto quanto bella? Bella grossa! Chissà che ci sarà dentro. È calda pure. L'avranno sfornata proprio adesso. E l'ha presa per un pezzo di pane. Bella, delicata. Gira piano, guardiamola da ogni lato. Felice, e se c'è qualcosa di pericoloso di... Non credo, prima zitto. Che ci può essere di pericoloso in questa cassa? Una cassa normale, comunque, come tante altre casse. E va bene, ma prima non c'era, adesso sta qui. Chi ce l'ha portata, Felice? Oh, il diavolo, no. Chi vuoi che l'abbia portata, se non il diavolo? Oh, piuttosto, quello che mi preoccupa è che cosa ci sarà dentro. Vogliamo aprirla, questa benedetta cassa? Vogliamo aprirla? La vogliamo aprire? La vogliamo aprire? E apriamola. Apriamo. Piano. Uno, due, e tre. Uccidelo, scappa! Lascialo! Mamma mia! Mi sembra una papera! Qua. Dimmi perché mi hai chiamato! Dimmi perché mi hai chiamato, non farmi perdere la pazienza. Mamma mia, quanto è brutto! Speriamo che non ti sogno stanotte. Allora? Piano. Ti ho chiamato! Sì? Oh, e non ti avvicinare, no? Scrafo. Ti ho chiamato per avere qualcosa, per carità. Carità? Per carità. Carità! 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 Niente carità! Il diavolo la carità non l'ha fatta mai! E tu perciò sei così brutta? Allora muoviti, parla, cosa ti serve? Ti ho chiamato per avere qualcosa al tuo piacere! Bene, voglio accontentarti! Aspetta e un attimo sarò di ritorno! Adesso prima del ritorno me ne scappo! Mamma mia! Eccomi di ritorno. E che hai preso direttissimo? Allora, tieni, è tuo. Mamma mia, che cos'è questa? Non la vedi? È una borsa. Vedo che è una borsa, ma cosa c'è lì? È una borsa piena di Luigi. Tutti Luigi? Luigi. E c'è qualche Nicola? Che Nicola? Sono Luigi d'oro. Mamma mia! È tutta mia? Sì, è tutta tua. Allora grazie, signor diavolo. No. Grazie. No. Grazie, mi sembra poco. E che devo fare, scusa? Qualche cosa devi darmi in cambio di questa borsa. Ti do 50 lire, to. Ti vai a comprare un bel gelatino, vai. Stolto. Chi è storto? Stolto non è il denaro che mi interessa. Ti ho regalato una borsa di Luigi d'oro che vale milioni. In cambio mi dai 50 lire. E scusa, cosa vuoi?
ben altro voglio. E cosa ti devo dare? Vieni, te lo dico in un'orecchia. Bravo, e se tu ti mangi l'orecchia? Non sono un antropofago. Non sei un grammofano? Non sono un cannibale. E non ti chiamerai Annibale, però io c'ho paura lo stesso. Accostati. Sentiamo. Voglio. Oh, non ridere che mi fai solletica nell'orecchia, eh? Voglio l'anima tua. Scusa, perché non ti prendi l'anima di tuo nonno? Non è l'anima di mio nonno che mi interessa. Quella è già l'inferno con me. È l'anima tua che voglio. Ah, no, mi dispiace, ma l'anima non la do nemmeno per tutto l'oro del mondo. Stolto, misero mortale, osi rifiutare una ricchezza immensa. Pensa che di quelle borse potrò dartene 100, 1000. Potrei fare di te l'uomo più ricco e potente del mondo in cambio dell'anima tua. Pensaci, ti do 30 secondi per decidere. Se mi darai l'anima, diventerai favolosamente ricco. Altrimenti ti tieni l'anima e resterai povero. 30 secondi per decidere. Come devo fare? Io vorrei prendere in giro il diavolo. Che bella idea! Adesso sapete cosa faccio? Invece di promettergli l'anima, gli prometto un'arma. Sì, così quando muoio gli rimango un temperino tutto arrugginito che c'ho a casa. Ma... diavolo! Allora? Ho pensato. Hai deciso? Sì, ti darò un'arma mia. Oh, gioia! Finalmente ho vinto. Pulcinella, ricordati, quando morirai, l'anima tua sarà mia. L'arma mia però, eh? Arrivederci, Pulcinella. State buono. Ci rivedremo all'inferno. Arrivederci. Che bellezza. Il diavolo mi ha lasciato la borsa, l'ho preso in giro. Adesso me la prendo e me la porto a casa. Ma è 1, 2, 2.5, 3. Pulcinella, sai, stavo nascosto dietro un albero, ho assistito a tutta la scena. Bravo, bravo! Mamma mia, che fegato che hai! Devi vedere la milza! Che c'entra la milza? Dico, che coraggio che hai avuto! Bravo, bravo, ora di questa borsa ne faremo una divisione. No, ora di questa borsa ne faremo una sottrazione, me la prendo tutta quanta. No, così facendo non stai ai patti, i patti erano questi. Che qualunque cosa il diavolo ci donava, si doveva dividere. Quindi questa borsa va divisa. Sì, però i patti erano che tu non te ne dovevi scappare, siccome mi hai lasciato in mezzo ai guai, non ti do niente. Ma guarda che tu la parte mia me la dai. No, io non ti do niente. Io ti dico che la parte mia me la dai. E stai fermo con le mani che ti rompo il provolone. Non farmi uscire dai gangheri, mi dai la parte mia, hai capito? Stai fermo, Felipe, guarda come te lo dico, stai fermo. Lo prendi. Ah sì? Aspetta un poco, ma ti faccio vedere io. Aiuto! Soccorso! Soccorso! Povera testina! Povero testone! Questo mi gonfia! Questo mi sgonfia! Mamma mia! Maledetto! Riprendo la mia borsa! Imbecillo, Stefan! Lasciami, va bene, ho capito. Vuoi tenere tutta per te quella borsa maledetta? Sì, me la prendo tutta io! Sai che ti dico? Tienila pure quella borsa e goditi quel denaro se ci riesci. Hai capito? Io me ne vado, addio! Ma, aspetta, vieni qua! Che addio! E la borsa dove sta? La borsa? La borsa! La borsa ce l'hai tu! Come ce l'ho io? La borsa stava qui per te! Oh, mamma mia! Sì, e se la borsa non ce l'hai tu? Io non ce l'ho! Dove è andata a finire? Cucinella! Ora ricordo! La borsa! Dunque, mentre stavamo bisticciando e ci rotolavamo per terra come due bestie, ho sentito un rumore come un tuono. Come? Mamma mia! Aspetta il rumore che fa quando esce il diavolo! Hai capito! Pulcinella, il diavolo è ritornato a riprendersi il suo dannato oro! Evviva! Come viva?
Abbiamo fatto tanto per farci portare questa borsa piena di monete d'oro. Adesso sei contento che il diavolo se l'è ripresa? Ma non hai capito, amico mio, non hai capito. Noi, per raggiungere una ricchezza facile, ci stavamo rovinando. Stavamo rovinando la nostra amicizia, che vale molto, ma molto di più di una ricchezza. E lo dicevo, amico caro, che la strada era sbagliata. Il denaro del demonio non aveva assai durata. E perciò, amici cari, la morale è questa qua. Il denaro non sudato, tutto in grusca finirà. Thank you.